Liberi.tv, Riccardo Cristiano in compagnia della referente sul territorio di Polis Aperta e direi un grosso pezzo da 90, Anna Maria D'Andrea, e ci spiega perché è importante essere qui oggi come Polis Aperta e che cos'è Polis Aperta. Allora, come già ho spiegato ai tuoi carissimi telespettatori anni fa, so che poi è intervenuta anche la Presidente Simonetta Mora, Polis Aperta raggruppa tutte le forze dell'ordine e le forze militari italiani LGBT, fa parte di un'associazione europea che raggruppa le stesse categorie di persone. Perché il Pride a Cosenza? Finalmente anche la nostra città è aperta al Pride, è aderito. Ho visto che hanno aderito moltissime associazioni, moltissime forze politiche, moltissimi comuni, enti locali, la regione, il comune di Cosenza purtroppo ha perso un'occasione, ma io mi auguro che il sindaco si ricrederà e che prossimamente accoglierà con più affetto la comunità LGBT che c'è qui a Cosenza e in tutta la provincia. Cosenza deve essere un faro per tutta la Calabria e per tutta l'Italia. Purtroppo ci siamo spezzettati perché l'Italia, lo sai, è lunga, e quindi io così, i miei carissimi amici del direttivo di Polis mi hanno voluto qua. Io sono felicissima di vedere tante categorie, anche come i colleghi del Consiglio regionale della Calabria. Io sono felicissima di vivere questa giornata che aspettavo da quando sono nata. Sono partita da Cosenza piena e carica di sogni per la nostra comunità. Finalmente oggi posso dire anche Cosenza è in Italia. Grazie a voi e a tutti, auguri soprattutto per il vostro matrimonio. Vi siete decisi alla fine, vi raccomando. Comportatevi bene, che noi vi guardiamo, non diciamo che poi hanno ragione a dire che noi siamo un po'. Grazie, grazie, grazie.